Quando? No, no, devo fare l'asta per il fantacalcio. Non ci avevo capito niente io, quest'asta come la faccio? Io mi ero pure preparato, c'avevo qua Zidane, ma mi sa che non gioca più nemmeno lui. Ho un direttore sportivo, dietro le quinte, straordinario, col quale ci siamo consultati e abbiamo ottenuto molto. Volevo un attimo parlare di Zaniolo. Sì, no, perché voglio... Ma ha fatto ghiaccio poi? Hola, Mourinho, hola, cos'è? Ma come ti viene in mente di farmi tirare un rigore a un inglese? Alvaro, ma proprio ora che hai cominciato a segnare mi abbandoni. Io che ho creduto in te fin da settembre. Che ho preso? Quando non segnavi neanche solo davanti alla porta. Ma dove vai? A Barcellona? Dove vai? È dei nostri, quindi noi siamo contenti di mettere un altro giallo-rosso dentro la 11 rossa. Parte l'inno e anche questo! Via, forza, forza! È una squadra giallo-rossa la 11 rossa! Fanta, fanta, fantastici, i più scarsi, ma i più magici, ecco. Del fanta, fanta calcio team, sì. Fantasmi in difesa in area, in 11, gli 11 rossi, Riccardo Rossi, siamo gli 11 di Rossi, è peggio di così, peggio di così, se muore, solo una fanta calda, sgasata ai tropici, fanta team. Volevo dirvi che non è nel mio stile piangere, ma ho perso Odrio Sola, De Sciglio e anche un altro, Chiriches, in 28 minuti. Quindi parliamo di... giocherò in 9. In 9, già. E Marco dice, ho sentito un pianterello, a parte piantarello, Piero, a cui hanno segnato anche i magazzinieri piange? Eh sì, piange, perché anche i ricchi piangono, come dice quella soap opera. Perché se tu sei a 59 con 7... aspetti di fare 83-84 in serenità. E invece? Che c'hai là? Che un c'hai? Regalino per te. C'è un regalino per sì, me? Vorrei mostrartelo, è un film in produzione. Mi avete dato veramente grandi spunti in queste 25 settimane. No. Eccolo qua. No. Non è un remake di un importante, no. Visto che parli di Mertens. Questa cioè, è molto bello questo. È stupendo. Pregherei di mostrarlo. Soprattutto al grande Massimo Troisi. E vabbè, non ci resta che piangere, hai ragione. Con la partecipazione straordinaria di Luigi Rossini, che è il vero regista del pianto, il vero ideologo del pianto. Giunge la proposta di un maxi scambio. Allora, lui vuole Sirigu, Spinazzola, Chiesa e Ribéry per Zielinski, Faraoni, Romero e Raspadori. Ci guadagna solo lui. Penso che Spinazzola sarà il crack della seconda parte di stagione e Chiesa farà molto bene. Accetti? Sì. Ok, scambio accettato. Lo vediamo con l'aiuto della grafica. Vittoria del Monte dei Cocci per mezzo punto, Malcolm perse la carta. Vediamo il risultato. Risultato, vediamo. 3-2. 3-2. Vediamo il risultato, dai, vediamo il risultato. Ragazzi, ho vinto, che sensazione stupenda. Bravo, Bernardo, bravo, bravo. Non c'è niente da dire su sta partita, ragazzi. Non c'è niente da capire. Vediamo il risultato. 7-1. 5-1. Io vedo a sinistra dello schermo, vedo veramente uno stato di confusione. Faccio complimenti a Marco che ha puntato su Messina. No. Va bene, vediamo il risultato di questa sfida marginale, minore, anche qui 0-2. Vediamo il risultato finale, che è, vedete, poca roba. Però vince la Prof Boy sulla 0, attenzione, perché questa vittoria di misura. Pelo, pelo. Ah, ma con 2-5 avrei vinto. Se mia nonna c'ha le ruote. Comunque, che era l'idolm a dire che in 10 si gioca meglio, ecco, io sono una dimostrazione che diciamo in 10 si perde e basta. Un uomo distrutto. È cominciato un weekend culinario molto difficile. Vediamo insieme. Vediamo. Venerdì sera mi trovavo da Nino, ristorante, Asché, molto buona. Ma chi? Da Nino? Nino. E ad un certo punto arriva il mio cameriere, Dario, che mi dice, oh, bene, Inter. Dico, ah, bene, dai, immaginavo la qualunque. 5-0. Dico, cosa? Come? E vedo questa cosa qua. Ho capito. Ma tu ti sei? Vabbè, Andanovic è buono. Vabbè, ho capito. Diciamocelo, però... deve essere un po' di cialatenza. Vabbè, comunque, dai. Non male, su.